Se hai cliccato su questo video vuol dire che vuoi cambiare le tue abitudini e vuoi anche tu iniziare ad avere una morning routine produttiva, perché ormai siamo nel 2024 e quest'anno sarà l'anno in cui finalmente riusciamo a migliorarci. Quindi oggi ti farò vedere la mia morning routine che mi piace fare quando ho la mattina libera, perché bisogna essere realistici e dire che non tutte le mattine possono essere così. La primissima tip che vi do è di non guardare mai il telefono appena sveglio, perché il nostro cervello ancora è addormentato, quindi siamo più propensi a perdere tempo stando davanti al telefono. Invece la cosa giusta da fare è bere assolutamente l'acqua, perché dopo 8 ore che non beviamo nulla il nostro corpo è molto disidratato. E prima di partire con il video, per chi non mi conoscesse, sono India, ma chiamatemi Didi. La primissima cosa da fare è svegliare il nostro corpo, quindi dopo aver bevuto l'acqua andiamo a fare dello stretching. Non sforzatevi troppo, fate quello che vi fa stare meglio. Se volete potete farlo anche nel letto le prime volte, io ve lo consiglio in piedi solo perché mi tiene più sveglia. Poi passo a lavarmi il viso con acqua fredda per svegliarmi. Sconsiglio di farlo con acqua calda perché andrete sicuramente a riaddormentarvi. Una cosa molto sottovalutata è quella di far prendere aria alla camera e dopo 10 minuti rifare il letto in modo tale da farlo respirare. Successivamente andiamo a lavare i denti e a fare la detersione per pulire la pelle e andarla a preparare per la skincare. Una volta dopo aver fatto la detersione, essendo che a me piace romanticizzare qualsiasi cosa io faccia, vado a mettere la playlist per la morning routine e la tengo per tutta la mattina. Poi amo la mia scrivania a quest'ora perché ci batte sempre il sole e credo non ci sia cosa più bella che svegliarsi con il sole che entra in camera. Invece per quanto riguarda la skincare vado ad applicare vari sieri come l'acido ialuronico, vitamina C, vitamina E, poi crema contorno occhi che, piccolo reminder di non trascinare mai ma di picchiettare per farla assorbire al meglio. Mentre per quanto riguarda la crema idratante con SPF mi piace applicarla poco prima di truccarmi così da preparare la pelle al trucco. Dopo la skincare è arrivato il mio momento preferito della mattinata, ovvero fare journaling. Da quanto mi piace questo momento, infatti ne ho tre diversi. Uno che è come un diario dove ci scrivo tutto quello che devo fare in giornata, come ho dormito, come mi sono svegliata, cosa spero accada e qualche manifestazione. Poi il secondo è più un'agenda, ma tengo comunque traccia dei passi che faccio o di come è il tempo. Mentre l'ultimo, che è il più famoso, il 5 minute journal, dove sostanzialmente si manifesta, si scrive cose per la quali si grati, cose del genere. Comunque se volete saperne di più sul journaling, ho già un video qui sul canale dove spiego come farlo, cosa scrivere e come iniziare, quindi se vi interessa andate a dare un'occhiata. Se ancora non fate journaling comunque ve lo consiglio tantissimo per tenere traccia di qualsiasi cosa vi accade e poi comunque è sempre bello tornare indietro e vedere cosa avevate provato quel giorno. Dopo il journaling è arrivato il momento di fare colazione, che è il pasto più importante della giornata perché ci deve dare la carica per affrontare tutto il giorno. So che molti di voi non hanno mai fame la mattina, ma è solo una questione di abitudine. Se vi ritrovate in questo, quello che vi posso consigliare è di iniziare poco alla volta. Magari all'inizio iniziate con qualcosina di piccolo, poi piano piano andate ad aumentare le porzioni, così da aprirvi lo stomaco e abituarvi a mangiare appunto la mattina. Una cosa che se ancora non state facendo state sbagliando è quello di sistemare ogni mattina la camera, perché se non lo fate sempre vi ritroverete poi dopo una settimana con la camera messa sotto sopra. Invece se ogni mattina dovete sistemare una borsetta o piegare un maglione, direi che è molto più facile. Nel mentre che sistemo la camera, mi piace scegliere già l'outfit che indosserò durante la giornata per portarmi avanti, che se magari esce un impegno all'ultimo so già appunto come vestirmi. Io in questo caso stavo scegliendo l'outfit per la passeggiata che sarei andata a fare dopo. Dopo aver sistemato tutto è arrivato un altro dei momenti miei preferiti della mattina, ovvero manifestare. Su questo argomento ci farò un video riguardo, comunque manifestare è una delle cose più belle che si possa fare la mattina, perché pensi ai tuoi obiettivi, parli con te stesso e ti motivi e in tutto questo ti rilassi e ascolti il tuo corpo.
Successivamente aver, tra virgolette, fatto movimento con la mente, vado a muovere il mio corpo. Stamattina avevo voglia di Pilates, quindi ho fatto una classe di 30 minuti appunto di Pilates. Ovviamente anche qui ascoltate sempre il vostro corpo. Se una mattina siete stanche, magari fate yoga o qualcosa di un po' più soft, oppure se vi sentite più energetiche, fate workout con pesi. Comunque, piccolo reminder che se una mattina siete proprio a terra, va bene ed è normale rimanere tutta la mattina nel letto. Dovete essere bravi voi poi a rialzarvi. Dopo aver fatto Pilates vado a fare una velocissima doccia corpo per pulirmi e anche questa è una delle cose che mi rilassano di più, assolutamente. Ciao a tutti, eccomi qua finalmente, scusate per tutti questi voice over, ma la mattina appena sveglia parlare subito non mi riesce proprio bene, ecco, quindi ho aspettato un pochino prima di parlarvi faccia a faccia. Appunto, come dice il titolo, come ho detto fin dall'inizio, questa sarà la morning routine della dead girl, clean girl, definitela come vi piace, come vi pare, ma sostanzialmente è quello che praticamente dovreste fare tutte le mattine o almeno quando avete tempo. Ovviamente se andate a lavoro o scuola ovviamente non potete fare tutto questo tutte le mattine, cosa che infatti non faccio neanche io, però quando ho mattine libere che non devo fare nulla prendo subito la palla al balzo per fare questa super morning routine. Come ho detto prima, la prima tip assolutamente da seguire è di non guardare il telefono appena svegli. Io lo guardo sempre almeno dopo un'oretta circa, perché quando mi sveglio, se guardo subito il telefono, ancora il mio cervello è mezzo morto, ancora sta dormendo, quindi è molto più facile sprecare tempo davanti al telefono piuttosto che fare qualcosa. Infatti io neanche lo accendo appena sveglia, lo accendo appunto dopo un'oretta, perché se il telefono è già acceso è molto più facile che voi ci andate subito a guardare le notifiche, a rispondere, dai ma almeno un messaggino. Dopo il messaggino è TikTok, poi Instagram, poi YouTube. Un mio consiglio è di spegnere il telefono e non guardarlo minimamente. Detto ciò, abbiamo fatto praticamente la maggior parte della nostra morning routine, anche perché in questo momento sono le 11:30, quindi ci prepariamo e andiamo a fare la nostra passeggiatina. Io di solito quando faccio questa passeggiatina la mattina mi piace anche portarmi dietro il computer e andare a prendermi un matcha fuori, così che appunto sbrigo qualche lavoretto al computer e nel mentre sorseggio il mio matcha. Perché ricordatevi che fare movimento, però Pilates, yoga, workout, palestra, qualsiasi cosa vi vogliate, fare anche la camminata è sempre la cosa migliore. Dovete fare quei passi, ragazzi, dovete fare i vostri passi, i vostri 10.000 passi giornalieri. Quindi adesso ci prepariamo per la giornata, mi sono già messa l'outfit che avevo programmato prima e poi andiamo a fare la nostra passeggiatina, a prendere il nostro matcha. Me lo rimetterò dopo il maglione perché sto morendo di caldo. Appunto sono tornata a casina e ora è il momento di mangiare, anche perché sto morendo di fame.
finito di mangiare, ho anche finito la mia uva, avevo mangiato un po' di uva. E niente, questa appunto era la morning routine della That Girl, Clean Girl, come volete voi. Comunque la routine che voi dovreste seguire. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete altre richieste, qualsiasi cosa, o scrivetelo qua nei commenti o scrivetemi direttamente su Instagram. E questo era tutto, un bacio.